Capcom. Centesimo anniversario di Street Fighter. The Final Challenger, sì, io ti parlo sopra, e che cacchio! Buongiorno a tutti e benvenuti al primo episodio con, come si chiama? Ultra Street Fighter 2, The Final Challenger. Ho provato la modalità, la via del lado, era una merdata assoluta. Vediamo qua che colore verde tutta la vita. È una merdata assoluta, davvero potevano anche risparmiarsi di fare quella cosa lì. Soprattutto perché, aiuto, fermi, stia abbastanza calmo. Tiger Uppercut! Mentre questa è la versione rifatta. Non so se si possa cambiare in... anzi, vediamo subito. No, perfetto, non si può cambiare. Si può soltanto andare nelle opzioni, nel menu e cambiare e mettere la modalità... con la grafica e l'audio vecchio. Vorrei fare anche altri tipi di Tiger robe, signor Sagat, che è il mio personaggio preferito. Oh, di Street Fighter, sempre pigliato lui a spaccare le chiappe al mondo intero. Cos'è dire di andarmi a vedere un qualche mossa, Sagat? Spim e Spum. Ok, super combo Tiger Genocide con il pugno, perfetto. Dato che non è che abbia tante robe, ma ti faccio il Tiger Knee! No! Io mi ricordavo che faceva anche la Mega Pull... No! Il primo round lo vinco, Fanculandia! Ma la prima battaglia è persa, ma non la guerra! Fei Long, stia calmo, no? Ok? E quindi dicevo, la via del lado mi sa tanto che non lo farò mai più, magari la tenterò di fare, perché i controlli fanno abbastanza schifo. Non si riesce a capire con Mugatz se fanno a fare le cose molto tranquillamente. Ovviamente il gioco mica l'ho preso per quella. Ah, vedi sto ed è feca. Au! E che cacchio, mica l'ho preso per la via del lado, eh. Ma stiamo scherzando? Rido tantissimo io. Tiger Genocide. Ah, tutte le volte si azzera la cosa. Molto bene, molto bene. Mentre poi in futuro vi farò vedere anche con l'audio e la grafica vecchia. Vi farò vedere anche con l'audio nuovo e la grafica... e con l'audio nuovo e la grafica vecchia. Con la grafica vecchia e l'audio nuovo. Tiger Genocide che è andato completamente a vuoto. Yeah! And the winner! Si va avanti! Yes! E certo che ho vinto! Avanti il prossimo! Non avrò pace finché non tornerò ad essere il campione del mondo, aspetta e spera. Secondo sfidante, Dalsim, è lui. Infatti siamo pelati uguali. Aio! Certo che iniziare subito così con sto figa di Yoga Fire, mica è una cosa bella. Yoga Teleport, no! Non può farmi il teleportamento. Aio! Come si facevano le prese? Tiger Genocide! Vai, che l'ho preso! Mica tanto io ho fatto di male, però... Sti cazzo! Aia, aia! Basta! Mica siamo a Benny e Ile! Caro il mio Dalsim! 1-0! Festeggiate, elefanti! Vieni qua, malgrano schifoso! Dato questa qua è la modalità arcade che manca a Street Fighter 5, che volendo c'ha più modalità questa qua che Street Fighter 5. Tra l'altro la via del lado è stata completamente ripresa proprio da Street Fighter 5, anche quasi bene o male la stessa cacchio di grafica. Quindi basta con ste... ma è mega power il fuoco di Dalsy! No, della Tiger Genocide! Fortuna che fa anche abbastanza male imparata. Porca miseria, schifosa! E si va avanti al terzo scontro.
Non avrò pace finché non tornerò ad essere campione del mondo, ma perché dico sempre queste cose? E si va contro DJ in Giamaica! Yo yo yo! L'altro DJ l'ho usato nell'unico video con... come si chiamava? Ultra Street Fighter 4! Una roba del genere su PlayStation 4! Molto bello quello stage qua, ovviamente poi come ho detto lo rifaremo tutto con la versione... con la grafica e l'audio vecchio. Questa, se non sbaglio, era una versione... Tiger Genocide! Super Combo Finish! Dalla 360 a PlayStation 3. E sto sfonda le culi, le chiappe, senza perdere tempo. Anche perché bene o male Street Fighter ci sono sempre quelle due o tre mosse. Aia, Monkey Flip. Quindi non è che c'è da fare più di tanto. Tiger Genocide! Tiger Genocide! E lo riprende al volo. Sbo! Che cacchio! To! Ah, con i tasti indietro si fanno sì. La Madò Judo Throw e the winner is Sagat. Non ti meriti altro. Non posso, sono il re, l'unico campione. Impara a stare al tuo posto. Finalmente ho cambiato frase. Si va negli Stati Uniti contro Ken Masters. Aiuto! Mamma mia, Judo Throw così, anche se io faccio Muay Thai. E quindi un Muay Thai Throw? Ma che state dicendo? Voi che cacchio fate su quella barca lì? Sto i rompi i coglioni. Andate a fa festa da un'altra parte. Tanto povera signorina che è da sola con quattro esseri umani maschi. Yes! E che è sta mega musica stragonza? Tra rock and roll, ma è bellissima! Ah, fanculo! Ecco, abbiamo spaccato l'Ubarilu! E adesso come fanno quelli là con il coso? Con la benzina? Ti voglio ammazzare col Tiger Genocide! E invece con un calcio! E si va avanti! Rido di gusto questa volta! Non sei un vero combattente, sei soltanto un dilettante! Piangi! Si va in Brasile! Andiamo contro Blanca! Aiuto, mi ha tirato una graffiata! Stia calmo Blanca, signore mio, Ma quanta gente che sta qua a vedere di qua e di là, Non avete da fare? Non avete un lavoro? Tutti qua a napare? Schifosi! Che poi Blanca brasiliano, Blanca... L'elettricità! Che pesce no... Tiger Genocide! Fanculo, e dovevo fa... Mamma mia, Tiger Uppercut the winner! E sto a sfondare le chiappe! Mentre se andrà bene o andrà male, questo si vedrà alla fine. Ditemi voi la prossima modalità arcade che faremo nella versione... quella old school, quella vintage. Ditemi voi con chi io debba fare la modalità. Mentre Sagat è il mio personaggio preferito di sempre di Street Fighter, quindi mi sono preso lui. Molto tranquilla. Tiger Genocide! Ah, mi manca poco! Yes! Saltate, gioite, bambini! Non avrò pace finché non tornerò ad essere campione del mondo. Sempre questa frase che ritorna. Andiamo in Giappone contro Ryu. Ryu come si chiama? Ryu non mi ricordo. Chi è? Sì, mi stia un pochino calmo Ryu, perché aveva tutti quei tic lì alle spalle. Aio! Tanto qua siamo... Non mi ricordo sto... Sto cacchio di palazzo era in un cartone animato, mi sembrava Ranma 1.5, una roba del genere, era abbastanza simile. Aia, che siamo sul tetto di un coso spaventoso incredibile. Sì, non ti preoccupare che adesso, orco miseria. Tiger Genocide! Yes! È lui! Orca puttana. Almeno un pochino ti do già anche imparata. Aio! Ah, stavolta t'ho bloccato, schifoso! Tu che mi fai gli agguati fuori dalle porte!
con tanta paura solo per farmi ma aiuto, solo per farmi così, no così, mamma mia Muay Thai Drone, ho capito come si fa anche questa mossa, te sfanculizzo tutto, te faccio del male fisico, mortacci de tu nonno. No, rido moderatamente questa volta. No, no, pazza finché non tornerò ad essere campione del mondo, ho trovato una nuova frase da dire.